Posso? Signori, buonasera a tutti. Palesemente non sono il rettore, non sono Francesco Frati, sono Enrico Zanini, sono il direttore del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali e in questo momento faccio le veci di padrone di casa al posto del professor, del magnifico rettore Francesco Frati, che sta arrivando, ha finito di fare lezione, è in motorino, si muove molto rapidamente, ma qualche problema ce l'ha per arrivare, quindi arriverà prima della fine della serata per un saluto conclusivo. È un grande piacere, ora io avrei evitato di fare questo saluto se ci fosse stato il rettore, ma ci tengo particolarmente perché per me è un grandissimo piacere, perché come scrivevamo ieri sui nostri social, questa occasione mescola molte cose, a noi piace mescolare le cose e questa occasione mescola molte cose e sposta le attenzioni. Intanto abbiamo il piacere e l'onore di ospitare un musicologo, musicista che scrive come un giallista e che ci ha fatto conoscere quello che non conoscevamo su Vivaldi. Io mi sono seduto qui un paio di anni fa, se non ricordo male, ero seduto più o meno lì davanti e ho imparato una cosa fondamentale, cioè che di Vivaldi non sapevamo nulla finché non è arrivato Federico Maria Sattelli a raccontarci che ci ha raccontato una storia complicata, una storia bellissima che ruota intorno a Vivaldi. Chi non avesse letto il primo libro, il libro precedente di Federico Maria Sattelli, corra di corsa, fuori c'è un tavolino e lo può acquistare. Ve lo garantisco, è un libro bellissimo. Dopodiché, siccome ci piace muovere le acque a parlare del libro e con il suo autore, abbiamo tre diversi esponenti del Dipartimento che ho il privilegio in questo momento di dirigere, che sono, ne vedete solamente due, sono Giulia Giovani, musicologa, Davide Lacagnina, che coordinerà il dibattito, che è uno storico dell'arte, e un terzo storico dell'arte che non c'è ma sta arrivando, è una presenza che sta arrivando, perché Alessandro Angelini, che è uno storico dell'arte moderna, che è un nostro bravissimo docente, che però ogni tanto commette dei piccoli errori, cioè si è dimenticato il PowerPoint a casa e quindi in questo momento, ma siccome oggi è una giornata in cui molte cose sono andate diversamente, va bene anche così, anzi va molto meglio così, perché ci permette veramente di avere un momento che è altissimo ma contemporaneamente molto, molto rilassato, come è giusto che sia. Un benvenuto particolare agli studenti della scuola di specializzazione in storia dell'arte e in beni storico-artistici, che sono il nostro target di riferimento per la serata. Buonasera a tutti e credo che sia il turno di Davide Lacagnina. Grazie, grazie mille Enrico. Grazie ancora al direttore Zanini per queste sue parole di benvenuto. Io sono molto 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 contento, non si sente, io ho cercato inutilmente di accendere questo microfono. Senti, senti, senti. Chiedo aiuto tecnico. Forse adesso mi sentite? No. Dicevo che sono molto molto molto, eccolo, avvicino in questo modo, contento, diciamo, di coordinare, insomma, questo pomeriggio la presentazione del libro di Federico Maria Sardelli, Il volto di Vivaldi. In prima battuta, naturalmente, per il prestigio del nostro ospite, la cui presenza oggi considero di ottimo auspicio per la ripresa delle attività della scuola di specializzazione in beni storico-artistici di questo nostro Ateneo e che dirigo, e nelle cui appunto attività si inserisce questa presentazione. E dunque lo ringrazio molto della sua generosa partecipazione. L'immediata disponibilità del nostro magnifico rettore, del professore, insomma, Francesco Frati, che ugualmente, diciamo, ringrazio per aver accolto questa presentazione nell'aula magna del rettorato, mi ha convinto ulteriormente della bontà, insieme anche dell'opportunità, diciamo, di questa proposta, che devo all'iniziativa dell'amica, della collega e professoressa Giulia Giovani, musicologa nel nostro dipartimento. Una proposta subito accolta con grande entusiasmo, lo è stato detto benissimo, diciamo, dal collega Zanini, proprio perché mescola, a noi piace mescolare, diciamo, proprio per gli aspetti interdisciplinari
che sollecita del resto insomma il volume a cavallo fra storia dell'arte e storia della musica, nel più ampio contesto di una storia della cultura insomma e delle idee che offre stimolanti riflessioni e sul piano dei contenuti che propone e su quello della metodologia adottata. Un incontro, una collaborazione, un mescolamento, diciamo, di carte che insomma intendiamo irrobustire, no? Nel corso degli anni insomma a venire. E queste ragioni spiegano appunto l'inserimento di questo incontro nella programmazione della nostra prima settimana di lezioni nella scuola per il corrente anno accademico. Abbiamo iniziato giusto questo lunedì. E anche spiega la presenza, in assenza, come dire, in questo momento, del collega professore Angelo Angelini, storico dell'arte moderna, come ricordava il direttore Zenini, anche lui, come Giulia, insomma, del resto, prezioso collega del Dipartimento e docente di storia dell'arte moderna negli insegnamenti della nostra scuola di specializzazione. Da ultimo vorrei, come dire, aggiungere che per me è motivo di particolare compiacimento sottolineare l'importanza della collocazione editoriale di questo volume, pubblicato dal caro amico, diciamo, Antonio Sellerio, che ha ereditato, diciamo, sulle sue robuste spalle il lascito di due straordinari siciliani, i suoi genitori Enzo ed Elvira Sellerio. E da loro ha ereditato la qualità di un impegno editoriale serio, diciamo, e rigoroso, che è difficilissimo oggi poter mantenere e di fatto insomma sempre più raro nel panorama della editoria italiana. Qui, come dire, mi taccio insomma per il momento per tentare l'impresa impossibile di condensare in poche parole il lungo e fittissimo curriculum di Federico Maria Sardelli, a beneficio di quanti, pochissimi insomma ne sono certo, ancora non lo conoscono o lo conoscono molto poco. Sardelli, flautista di formazione, ha fondato nel 1984 l'orchestra barocca Modo Antiquo, con cui ha svolto attività concertistica in tutta Europa. Tra le presenze più importanti ricordo quella alla Gewandhaus di Lipsia, al Maggio Musicale Fiorentino, alla Staatskapelle di Halle o ancora alla Kammerakademie di Potsdam. Sardelli però, ed è in questa veste, diciamo, che lo abbiamo ospite, dico, questo pomeriggio, soprattutto un protagonista della rinascita del teatro musicale vivaldiano. Suo sono le prime rappresentazioni, incisioni ed edizioni mondiali di numerose opere vivaldiane inedite. Nel 2005, per esempio, ha diretto la prima mondiale dell'opera Montezuma, riscoperta dopo 270 anni. Nel 2006 ha diretto la prima ripresa mondiale dell'opera La Tenaide. Nel 2012 ha inciso in prima mondiale le ultime 8 scoperte vivaldiane, New Discoveries numero 2. È diretto in prima mondiale il nuovo Orlando Furioso, da lui riscoperto e ricostruito al Festival di Bone. È membro del comitato scientifico dell'Istituto Italiano Antonio Vivaldi presso la Fondazione Scini di Venezia, per il quale ha pubblicato il volume La musica per flauto di Antonio Vivaldi, Olschke 2002, tradotto anche poi in inglese da Ashgate nel 2007, e sempre per conto dell'Istituto Veneziano ha creato e dirige la collana di musica in facsimile vivaldiana, edita da Spesso. Nel 2012 ancora voglio segnalare il suo catalogo delle concordanze musicali vivaldiane, pubblicato in tandem dalla Fondazione Cini e la casa editrice Olschke di Firenze, e poi soprattutto nel 2007 Peter Rium lo ha incaricato di continuare la sua monumentale opera di catalogazione della musica di Antonio Vivaldi, e da quel momento Federico è il responsabile del Vivaldi Werkweiseignis, sperando insomma di averlo pronunciato correttamente. Da ultimo vorrei ricordare il tributo che la Regione Toscana gli ha riconosciuto insignendolo nel 2009 della sua più alta onorificenza, il Gonfalone d'Argento, per l'eclettismo artistico e lo spessore culturale evidenti, cito testualmente dalla motivazione di questo importante riconoscimento.
Sardelli, infatti, oltre che musicologo e musicista, così come è stato ricordato, anche pittore, incisore e autore satirico. Dall'età di 12 anni collabora con il mensile Il Fernacoliere e tra i suoi più celebri fumetti vorrei ricordare Trippa, Il Bibliotecario, Il Paglianti, Omar, Circo, Il Mago Afono, raccolti nel volume Paperi in Fiamme, che mi sembra no, importante, così come merita sicuramente una speciale menzione la parodia letteraria del libro Cuore, forse, diciamo, non si sa. Il volume, come è stato detto, è, come dire, ha un suo antefatto nell'altro romanzo pubblicato da sempre Sellerio, L'affare Vivaldi, che nel 2015 ha vinto il premio Comizio per la narrativa. Quindi cedo la parola a Giulia Giovani per una sua per un suo primo insomma, intervento, nella speranza che ci raggiunga insomma, presto il professor Angelini per quanto di sua competenza. Prego Giulia. Grazie, nonostante il curriculum di Federico, ancora Sandro non è riuscito ad arrivare. Non potevo tagliare proprio. Sì, sarebbe stato meglio. Quando con Federico ci conosciamo da diversi anni, quando diversi mesi fa ha annunciato che aveva in preparazione un nuovo libro per Sellerio, prima ancora di sapere di cosa trattasse, è partita la nostra proposta di venirla a presentare qui all'università, forse un po' incoscientemente, un po' da incoscienti, ma devo dire che poi leggendo il volume sono molto felice di aver fatto questo azzardo. Perché? Perché effettivamente questo volume riesce un po' a rispecchiare quello che noi tentiamo di fare in un dipartimento di beni culturali dove sono rappresentate più anime di queste discipline che al loro interno effettivamente comprendono buona parte del patrimonio italiano. Perché? Perché questo non è un libro di storia dell'arte, non è un libro di musicologia, è un ibrido, è di fatto un mix di tutte le competenze che, come avete sentito dal curriculum che ha letto Davide, Federico rappresenta. Perché? Perché attraverso la lettura dei dipinti che presumibilmente, realmente o in modo dubbio effigiano Antonio Vivaldi, Federico ripropone la biografia vivaldiana e anche per chi si fregia di conoscerla abbastanza bene, immagino che Enrico Zanini in apertura no, ha detto che Federico è fautore della scoperta di Vivaldi, forse anche un po' meno, però sta dando un contributo molto importante, ma per chi conosce già la biografia, nel leggere questo volume, o almeno questo è quello che ho provato io, trova diversi elementi di riflessione che si congiungono con ricerche in corso, approfondimenti, fornendo anche una bibliografia nelle note a piedi pagina piuttosto consistente e rendendo effettivamente agli autori le specifiche scoperte, ma anche in alcuni casi criticando senza paura alcune posizioni. Quindi mi ha fatto molto piacere perché è difficile trovare una letteratura di una schiettezza così importante. Quello che è il mio compito qua, soprattutto di fronte agli studenti della scuola di specializzazione, è forse dare qualche direttrice un po' più legata all'aspetto musicale, che si congiunge all'aspetto figurativo di cui tratterà il professor Angelini, perché alcuni fenomeni in effetti per essere compresi anche nella lettura del libro necessitano di qualche elemento in più. Innanzitutto una questione di metodo. Federico Sardelli più volte nel suo volume specifica la necessità di guardare a due facce della stessa medaglia, ovvero a tutti gli elementi esterni e agli elementi interni. Non si può fare l'analisi di un'opera figurativa ma anche musicale se non si conosce il contesto che l'ha prodotta. Allo stesso modo non si può parlare di contesto senza poi andare a vedere, a toccare con mano, ad ascoltare, a leggere, a suonare quello che le partiture, i dipinti ci presentano. E questi due elementi, interno e esterno, costituiscono la linea guida di tutto il lavoro. Dall'analisi del dipinto forse più conosciuto qui in
copertina del catalogo della collezione che lo custodisce, ovvero il Museo della Musica di Bologna. Quindi a partire da questo, che è probabilmente il più antico, no? Che rappresenta un Vivaldi giovane, fino ad arrivare alle caricature e a un olio fatto da Federico Sardelli stesso. Per quale motivo? Perché di fatto attraverso i dipinti e attraverso questo libro è possibile percorrere quella che è la biografia di un personaggio, la fortuna di un artista, la sua sfortuna, quindi c'è un buco anche iconografico molto importante che corrisponde fondamentalmente con l'Ottocento, e una rinnovata fortuna, soprattutto discografica, ma non soltanto, che si esprime dal punto di vista figurativo attraverso le caricature, le copertine dei dischi e via discorrendo. Non manca in questo excursus una critica aperta verso un dipinto, anzi l'attribuzione di un dipinto che è stato più volte messo in prima pagina di volumi vivaldiani o di dischi, di fatto continuando a pasticciare, no, in questo puzzle che già è abbastanza complesso. Vi segnalo quelli che, a mio avviso, e mi auguro che vorrete leggere il libro e che troviate queste linee guida come le ho individuate io, quelli che a mio avviso sono degli elementi fondamentali per la comprensione del legame fra la musica e la pittura, l'iconografia, che sono espressi da questo libro. Innanzitutto i legami fra le professioni. Noi siamo abituati oggi a una divisione netta, potremmo dire, di mestieri anche nell'ambito del mercato dell'arte. Attraverso il libro, attraverso anche una proposta di attribuzione o di contesto di attribuzione, Federico Sardelli fa riferimento a delle famiglie di artisti musicisti, i fratelli Felice e Giuseppe Torelli, che si interscambiavano nei ruoli di pittore e musicista e compositore, padre e figlio, i Somis, Lorenzo Francesco e Giovanni Lorenzo, che incontrano con molta probabilità Vivaldi. Quindi l'idea, il pensare a questo ambiente veneziano, ma non soltanto, direi proprio europeo, no? Della prima metà del Settecento, ma già dalla fine del Seicento, della prima metà del Settecento, caratterizzato da questi intrecci affascinanti, ma per noi forse un po' difficili da comprendere se non siamo dentro la materia. Questa, diciamo, ipotesi attributiva, di cui parlerà anche il professor Angelini, di fatto è in relazione a questo dipinto fatto dal vivo di Vivaldi e che si trova a Bologna. Altro elemento che mi ha particolarmente colpito è relativo al modus operandi. Sardelli a un certo punto prende una celebre caricatura di Pier Leone Ghezzi in due diverse sue manifestazioni, due esemplari. Ho apprezzato molto nel libro che sia messa, non tagliata come siamo abituati a vederla, ma messa in relazione alle altre due figurine che sono nella pagina, proprio in relazione al contesto. Perché modus operandi? Perché qui viene fuori come il caricaturista Pier Leone Ghezzi torna più volte sullo stesso soggetto, e è quello che fa Vivaldi, ma è quello che fanno tutti, anche per la velocità di composizione dell'epoca, delle richieste del mercato. E per chi fosse più curioso, anche tra i non musicologi, sebbene sembri un testo particolarmente specialistico, lo è di fatto, io consiglio l'introduzione al catalogo delle concordanze musicali vivaldiane di Federico Sardelli, dove ci sono molti parallelismi anche lì con le arti figurative e con la parte, diciamo, di mestiere, no, del compositore, non esclusivamente la parte più estrosa, fantasiosa, ma la base solida prodotta da una scuola didattica, anzi da più scuole didattiche, non soltanto italiane. E poi l'importanza dei rapporti epistolari. Nel caso di Vivaldi, noi abbiamo la fortuna di avere sul suolo italiano una studiosa anglosassone, Mickey White, una fotografa anglosassone che si è presa la briga di battere tutti gli archivi che erano stati bene o male segnalati dagli studiosi vivaldiani e riprodurre in foto e darci, di fatto, mettere a disposizione di tutti la possibilità di accedere di prima mano a dei documenti sparsi in tutta Europa. Quindi l'importanza del documento e di queste lettere, a me da studiosa di editoria musicale mi ha molto colpito il tentativo di Vivaldi di lanciare una sottoscrizione per stampare in proprio. E
è un po' in linea con la mentalità imprenditoriale, no? che lo caratterizza costantemente. E appunto il ruolo dell'editoria. L'editoria nel libro, nella vicenda vivaldiana, ma in generale per la musica, ha un compito importantissimo, unito però a quello che noi spesso non consideriamo quando studiamo i fenomeni artistici, ovvero il mercato, no? I soldi. E nell'ambito dell'editoria, quando si studiano i manufatti e le edizioni musicali, bisogna sempre tenere in considerazione alcuni elementi, non soltanto il contenuto, il dedicatario, l'ambiente in cui sono state realizzate, per cui sono state realizzate, ma anche chi ha pagato l'edizione, quanto è costata, quanti esemplari sono stati realizzati, ha avuto fortuna. Noi ne abbiamo soltanto uno di esemplare perché non ha avuto fortuna, l'editore ne ha stampato poco, oppure ne abbiamo soltanto uno perché gli altri sono sparsi in tutto il mondo e sono stati talmente usati che di fatto sono arrivati in brandelli e sono finiti al macero. Quindi sono tanti interrogativi che uniscono il mercato alla produzione artistica, e questo vale per la musica, che è l'elemento, la materia di mia competenza, ma ovviamente vale per tutto. E con Vivaldi questi passaggi sono evidentissimi. Vivaldi stampa due opere, le prime due opere, attorno al 1705 la prima e al 1709 la seconda, a Venezia. Venezia è sempre stata, a partire dall'invenzione della stampa musicale, un centro anche mercantile, no? Anche per questioni di circolazione, un centro importantissimo, fondamentale, no? I compositori da tutta Italia si riferivano a Venezia, almeno fino alla prima metà del Seicento, quando volevano rendere pubbliche le loro musiche, presentarsi al pubblico. Se non si componeva, se non si stampava, non si era considerati molto importanti, ecco, nell'ambiente. E l'opera prima in particolare rappresenta un biglietto da visita molto importante. Vivaldi le stampa a Venezia queste due prime opere, la seconda con un dedicatario di eccellenza, re Federico IV di Danimarca, ma poi dall'opera terza si sposta ad Amsterdam. È curioso questo passaggio, Federico lo sottolinea in relazione a una dicitura che si trova proprio nell'avvertimento di quest'opera terza. Vivaldi dice: mi sposto ad Amsterdam per il discapito della stampa veneziana, affido le mie composizioni alla mano fortunata di Monsieur Étienne Roger. Vivaldi evidenzia questa cosa, non è il primo. Carlo Grossi negli anni 70 pubblica una raccolta, la sua opera sesta, per Leopoldo I d'Austria, quindi un altro importante mecenate artistico dell'epoca. Lo pubblica a Bologna con dei caratteri mobili, quindi non particolarmente, non graficamente così eccellente, e soprattutto il problema dei caratteri mobili è che non riescono a rendere benissimo quelle che sono le intenzioni del compositore. Quindi scrive a Leopoldo d'Austria, dice: io le invio, c'è una lettera, le invio la copia a stampa, ma le invio anche un manoscritto, perché nella stampa non si capisce di fatto quello che io avrei voluto dire. Quindi anche sulla attenzione, no, che dobbiamo portare verso a certi elementi. Roger, quindi Amsterdam, diventa un centro chiave per la diffusione della musica non soltanto vivaldiana, ma in generale della musica strumentale italiana. Roger però è un personaggio un po' controverso, è un editore che si afferma sul mercato almeno nella prima parte della sua carriera, alcuni sostengono piratando edizioni italiane. Io suppongo che ci fossero degli accordi di base con alcuni editori che sono Silvani di Bologna e Sala di Venezia, con cui appunto Vivaldi aveva pubblicato la sua opera prima. Ad ogni modo c'è una sorta di triangolazione Bologna, Venezia, Amsterdam, che fa sì che queste edizioni inizino a circolare, in particolare la musica strumentale, di cui Vivaldi è un grande esponente. Perché circola la musica strumentale a stampa e non la musica vocale? Per tanti motivi. Io voglio parlarvi di quello commerciale, se vogliamo, che è legata anche poi
alla raffigurazione di Vivaldi che compare sull'opera ottava, stampata ancora ad Amsterdam. Quello commerciale è piuttosto semplice. La musica vocale prevede un testo. Un testo è in una specifica lingua. Il suo commercio, tra chi non conosce quella lingua, è di fatto nullo, no? Quindi si stampa musica strumentale fondamentalmente perché circola meglio, vende meglio. In questo contesto si pone l'opera ottava, che è quella, il cimento dell'armonia e dell'invenzione, che comprende il ciclo di concerti più celebri di Vivaldi, che sono le quattro stagioni. Come arriviamo nel libro di Sardelli a raccontare questo momento? Anche in questo caso attraverso un'immagine. È l'immagine tratta da un disegno a noi ignoto, che viene appunto messa come antiporta, credo, no? Antiporta dell'edizione, ovvero un foglio aggiunto. Le edizioni circolavano non rilegate, quindi probabilmente questo ritrattino ha circolato indipendentemente, probabilmente anche indipendentemente dalla musica, e di fatto è stato poi utilizzato più del dipinto bolognese, che probabilmente era rimasto un po' nel chiuso, no? degli appartamenti, ha circolato e ha dato luogo a una serie di riproduzioni, come quella inglese del 1776, una serie di impasticciamenti, potremmo dire, che sono seguiti. Questo però è ciò che avviene mentre Vivaldi è in vita. Federico sottolinea bene il vuoto, no, dell'Ottocento, di fatto, dalla fine del Settecento in poi, che è un vuoto sia documentale, perché si perde memoria di questo compositore, e devo dire che dobbiamo dire che non è una rarità che si perda memoria di illustri autori del passato. Alcuni fortunatamente vengono in seguito riscoperti, ma chissà quanti altri meriterebbero altrettanta attenzione, e noi ancora oggi non ce ne rendiamo conto. Ad ogni modo, sebbene il nome di Vivaldi viene perduto nella memoria, La sua musica continua a circolare, e soprattutto la sua fama, anche veicolata da questi disegni, continua a proseguire e diventa oggetto di pirateria anche in quel caso. Abbiamo un caso particolarmente celebre, che è quello francese, con una opera tredicesima che Vivaldi non ha mai scritto, ma che è stata nei programmi di conservatorio fino a di flauto, no? Fino a qualche anno fa, che è il Pastor Fido, che di fatto anche lì è un'operazione commerciale per sfruttare un nome, un privilegio di stampa, per aggirare un privilegio di stampa e vendere musica di colui che all'epoca era, diciamo, un perfetto sconosciuto. Ma anche una memoria mediata ancora in Francia dalle memorie di Goldoni, memorie affascinanti da leggere, che effettivamente danno proprio un'immagine, ci proiettano, ecco, in un'epoca storica, ma è un romanzo fondamentalmente la raccolta di memorie di Goldoni, ma anche mediata dalle enciclopedie. Enciclopedie, questa mania dell'enciclopedismo che in particolare nell'Ottocento ha delle connotazioni un po' più oscure, parliamo di memorialistica, no? Più che di un lavoro sulle fonti come intendiamo noi l'enciclopedia moderna. E quindi così come la biografia vivaldiana, ma mi viene da dire anche di altri compositori, io ho una predilezione per Alessandro Stradella, anche in quel caso abbiamo una memoria completamente distorta portata ai fine giorni nostri in relazione a una serie di letture fantasiose di documenti esistenti o inventati di sana pianta. Nel caso di Vivaldi è stato fatto un lavoro molto certosino di recupero delle musiche e delle vicende biografiche, e appunto il libro precedente pubblicato da Sellerio di Federico Sardelli ne rende conto, soprattutto della fase di riscoperta, l'affare Vivaldi. Operazione appunto di ripulitura di vari testimoni che non soltanto Federico Sardelli, ma diciamo l'Istituto Vivaldi porta avanti da tempo con le sue collane editoriali, operazione che doveva ancora essere fatta sui dipinti, no? E che finalmente è stata portata a conclusione grazie a questo libro. Io mi fermo per lasciare spazio al professor Angelini, ma anticipo a Federico quella che è la mia curiosità, quella che è stata la mia curiosità. Al di là
della descrizione del volto di Vivaldi che tu sei riuscito a creare facendo una sintesi, no? tra le varie rappresentazioni che qui descrivi, mi ha molto incuriosito l'assenza di dipinti in casa Vivaldi, no? Quindi dovuta immagino alla situazione insomma, di miseria, no? in cui versava il compositore negli ultimi anni della vita, in relazione, io non conoscevo assolutamente la quadreria di Corelli, cioè quanto queste diciamo, ricerche trasversali tra musica e storia dell'arte permettano di avere uno spaccato anche di una cultura alta, una cultura umanistica alta, di quelli che noi a volte consideriamo dei guitti da palcoscenico, no? Nell'ambito della musica. Non so se vuole continuare Sandro o se facciamo rispondere, come preferite. Passare la parola a Sandro e di raccogliere poi le vostre sollecitazioni per una conclusione di Federico Maria Sardelli e quindi di aprire poi la discussione a quanti dal pubblico insomma vorranno partecipare con interventi insomma dal posto. Monti il PowerPoint. Grazie diciamo dell'iniziativa anche proprio di presentare e di leggere soprattutto questo libro che a me è parso molto bello, come credo si capirà da queste parole appunto che leggerò. Sì. Il libro nasce attorno a un tema che potrebbe apparire degno tutt'al più di un interesse da specialisti, diciamo, no? E da addetti ai lavori, l'iconografia che ci è stata trasmessa nei secoli del grande compositore e musicista Antonio Vivaldi. Invece Sardelli riesce a rendere questo tema di studio, che apparentemente può sembrare peregrino, l'argomento di un intelligente libro che può essere letto molto piacevolmente da un vasto pubblico, tanto che viene dato, come si vede, alle stampe, in una serie editoriale assai seria, certamente, ma anche molto popolare, quale l'affermatissima collezione Sellerio. In questa serie Sardelli aveva già pubblicato il primo libro, da lui dedicato al grande musicista settecentesco, l'Affare Vivaldi, di cui parlava prima la professoressa Giovani, vincitore del premio Comisso per la narrativa nel 2015, che riguardava la controversa riscoperta in età contemporanea della musica del geniale autore delle Quattro Stagioni. Il libro ha un interesse, a mio parere, molto più vasto dei pochi specialisti e cultori di Vivaldi, purtroppo pochi, penso, perché il taglio che l'autore conferisce al suo argomento potremmo metodologicamente riproporlo per moltissimi altri autori, e non solo musicisti, del passato, e questo proprio in virtù dell'impostazione, diciamo, generale, universale, secondo me, che caratterizza il libro. Ecco per quale ragione, nonostante io stesso sia davvero un profano per quanto riguarda la storia della musica, in particolare la grande figura di Antonio Vivaldi, ho accolto ben volentieri l'invito rivoltomi da Giulia Giovani a presentare e commentare anche la parte più strettamente storico-artistica, figurativa, che è molto significativa e molto importante, di questo bel libro di Sardelli. A dire il vero, mi è bastato leggere i primi paragrafi del volume per apprezzare l'impostazione di metodo, nonostante la differenza dei nostri settori di studio e dei campi di indagine. Ho subito notato che l'autore, nel suo lavoro, predilige di gran lunga l'analisi dei monumenti e dei documenti dal punto di vista storico-filologico, esulando dalle interpretazioni dilettantesche che spesso invadono il campo degli studi interdisciplinari o di cerniera, come si dice. Sardelli ha affinato una vera allergia, proprio come il sottoscritto, per le interpretazioni psicoanalitiche dei testi figurativi o letterari, dove si dovrebbe analizzare non ciò che esplicitamente esprime un testo, un libro,
un dipinto, ma quello che sta dietro, quello che non si vede e che l'esegeta ritiene che possa comunque esserci. Si tratta davvero di una deriva della critica che ha prevalso soprattutto dagli anni 1970-80, gli anni in cui ho iniziato io, per esempio, a studiare all'università, e che ha ancora i suoi strascichi fino ad oggi. Già questa premessa di metodo mi ha sollecitato ad accogliere l'invito di Giulia e spero di non essere troppo impari a questo impegno. Al centro del libro si pone il ritratto di un musicista, l'immagine, l'iconografia che nel tempo si è sovrapposta, nel bene e nel male, anche nel male come vedremo, al suo nome e che ci è stata trasmessa come collegabile storicamente a Vivaldi. Va detto che in generale quello del ritratto è un campo affascinante ma difficilissimo, come dimostra anche il contenuto del nostro libro. Il ritratto, che sia dipinto, scolpito o reso con un disegno a stampa, è un genere, per gli studiosi dico, accattivante, apparentemente accostante anche per un pubblico, un osservatore non specialista, in realtà ci pone invece su un terreno sempre molto scivoloso. Un terreno che proprio per questa difficoltà si è prestato, inevitabilmente, a letture disinvolte e pretestuose, a interpretazioni oniriche e spesso fuorvianti. Il caso citato da Sardelli, della Gioconda, di Leonardo, è davvero da manuale. Il dipinto del Louvre raffigura davvero Monna Lisa Gherardini, come è storicamente, o piuttosto la madre dell'artista, secondo la visione freudiana, naturalmente con tutto il rispetto massimo per la memoria del grande padre della psicanalisi. Con premesse di questo genere, ecco aperto il vaso di Pandora delle libere interpretazioni psicologiche, gli irrisibili argomenti psicologici, come si esprime Sardelli con una certa nettezza, giusta, opportuna. Il caso del ritratto di uomo di Jean Van Eyck, se si vede. Ah, questo è il libro naturalmente di cui abbiamo parlato prima, insomma, accennato prima. Questo è, diciamo, il ritratto di Van Eyck della National Gallery di Londra, è di solito identificato con quello di Gilles Binchois. È un altro abbaglio che affronta con ironia Sardelli. In base soprattutto alla sua espressione apparentemente ispirata, la critica, quasi fino ai nostri giorni, lo ha identificato con il celebre musico Binchois, che era della corte di Borgogna, diciamo, nella prima metà del 400, caricando di un significato dai tratti quasi romantici, appunto lo sguardo, il volto girato verso l'alto. Mentre, giustamente dice Sardelli, se davvero fosse l'effigie di un musico o di un musicista, il personaggio avrebbe semplicemente tenuto in mano uno strumento musicale, che era l'attributo principale della sua attività e della sua professione. Ecco come interpretazioni soggettive, segnate da emotività fuori luogo, da una certa visione idealistica, spesso profondamente antistorica, dei soggetti raffigurati, hanno segnato erroneamente, per non dire dilettantescamente, la lettura di questi antichi dipinti. Specie nella ritrattistica dei musicisti, prevale questa visione idealistica, romantica, di leggere nello sguardo la passione, l'ispirazione, i tratti di genialità, e così l'interpretazione del critico prevale sulla lettura, uso le parole di Sardelli, materialistica, fatta di datazione, contestualizzazione, lo accennava prima anche la Giovani, analisi tecnica e comparativa. Ogni buono storico dell'arte che si rispetta, a mio parere, dovrebbe sottoscrivere queste parole di Sardelli. Quindi, come dire, un altro caso esemplare di simili interpretazioni soggettive e fuorvianti è quello del ritratto, abbastanza noto peraltro, di Mozart, dipinto da Joseph Lang e conservato presso la Fondazione Mozart di Salisburgo. Si tratta di una tela modesta, dato che il suo autore non era che un dilettante, raffigurante il grande musicista, visto di profilo, con un'espressione un po' assonnata. Per di più il dipinto non fu mai portato a termine e una parte della tela, quella che non si vede in questa immagine, però in basso, è rimasta del tutto grezza, allo stato grezzo. Tanto è bastato ai critici per vedere l'espressione assorta del musicista i segni di una malattia che lo avrebbe colpito in realtà molti anni dopo l'esecuzione della tela. E così il modo soggettivo di analizzare un quadro ha portato a una lettura del tutto fuorviante. Il libro è riservato, come si diceva, a un pubblico che intende svolgere una lettura impegnata, come si può capire anche da queste considerazioni,
ma è anche una lettura divertente, di un'ironia che si condensa in ogni pagina, un'ironia a tratti graffiante, come se Sardelli, studiando da anni il Settecento, avesse assimilato un po' di quello spirito concreto, pragmatico, sostanzialmente materialista, disincantato, pungente fino alla satira, che percorre come un filo rosso il secolo dei lumi e che ne rende, almeno in parte, la grandezza e la novità. Serpeggia in questo testo lo spirito corrosivo di certe pagine di Voltaire, ma anche l'osservazione graffiante di Hogarth, grande artista naturalmente dell'Inghilterra settecentesca. Il quinto capitolo, dal titolo Pittori bravi, pittori meno bravi, è per me quello forse di maggior interesse. Qui l'autore dimostra, più di tanti storici dell'arte di mestiere, cosa significa la qualità dell'opera d'arte, in questo caso di un ritratto dipinto. È la capacità di rendere in termini naturali e vivi, a un tempo, le fattezze, il carattere di un personaggio, la fisionomia, ma anche il temperamento, i modi, il costume, l'abito. È soprattutto la capacità di rendere nell'esecuzione di un'opera, con i suoi mezzi espressivi e tecnici, le intenzioni inventive, maggiori o minori ovviamente, dell'artista. In questo senso il dislivello della resa può essere notevole in base appunto alle capacità di questo stesso artista, alla sua qualità semplicemente. Spesso si ritiene quindi che la qualità sia qualcosa di astratto o per addetti ai lavori, quasi un concetto metafisico di ermetica e sfuggente comprensione. Invece è qualcosa di estremamente concreto, come ha ben saputo illustrare Sardelli in questo libro, complesso ma anche molto semplice nel suo dettato, lontano da ogni inutile astrazione. Non possiamo guardare alle testimonianze ritrattistiche del passato come se fossero tutte sullo stesso piano, meritevoli, come invece a volte si fa, meritevoli della medesima credibilità, quasi avessimo davanti delle fotografie messa una accanto all'altra. Dobbiamo sempre valutare chi ne fu l'autore, quale fu il suo livello esecutivo e anche, diciamo, naturalmente i mezzi tecnici. Illustri musicisti come Monteverdi ebbero la fortuna di essere ritratti da importanti artisti come Bernardo Strozzi, il maggior pittore operoso a Genova nei primi decenni del Seicento. Un artista che seppe far tesoro della lezione di naturalistica di Caravaggio e soprattutto di quella neo-veneziana di Rubens, di passaggio a Genova, come è noto, nei primi anni del Seicento. Altri musicisti, forse ancora più grandi, come Mozart, appunto, ebbero invece la sfortuna di giovarsi di modesti ritrattisti, come Lange, appunto, e questo ha condizionato l'immagine visiva, iconografica, non certo quella musicale, che del genio di Salisburgo è giunta fino a noi. Va detto che questo far collimare la qualità esecutiva con il modo realistico di rendere le fattezze vale soprattutto per la pittura del tempo dei musicisti che abbiamo ricordato, da Monteverdi a Mozart, quelli vissuti nella prima età moderna, e naturalmente la società di antico regime, chiamiamolo così. Forse un po' meno convince il confronto che Sardelli ripropone tra i due ritratti di Richard Wagner, dipinti rispettivamente da Franz von Lembach di Monaco di Baviera e August Renoir, a tutto vantaggio del primo, Lembach, perché è più aderente al soggetto raffigurato. È chiaro infatti che il valore di un ritratto post-impressionista, senza parlare di quelli del Novecento, con le sue deformazioni espressive, non può essere giudicato con gli stessi parametri puramente imitativi o tipicamente naturalistici ai quali aderiva un artista, come ben grande, ma più accademico e tradizionalista, come l'artista di Monaco, cioè come Lembach. Se noi dobbiamo avere un'idea più puntuale, cioè aderente, del volto di Wagner, apprezziamo certo maggiormente la versione di Lembach, ma se dobbiamo giudicare in assoluto un bel dipinto, la tela di Renoir non è certo inferiore, anche se meno aderente al modello naturale. Ma l'assunto di Sardelli è quello, giusto dal suo punto di vista, di scoprire nei ritratti la testimonianza più credibile e veritiera di un volto di un musicista, e su questo Lembach era naturalmente imbattibile. La pittura, da pittore e da grafico di grande qualità, Sardelli dà opportunamente molta importanza nelle sue ricerche alla tecnica utilizzata dagli artisti, e a questo dedica un nutrito capitolo del volume. Questo excursus
è una premessa necessaria alla sua indagine, perché non possiamo mettere sullo stesso piano un dipinto ad olio o a tempera con un'incisione o con una xilografia. Ognuna di queste tecniche ottiene risultati diversi, mettendo in luce caratteri specifici, e se tecniche diverse illustrano il ritratto di uno stesso personaggio storico, gli esiti saranno comunque molto diversi e la comparazione va presa con molta cautela. A questo punto ha inizio la vera e propria ricerca iconografica vivaldiana, che prende le mosse dal bel ritratto conservato al Museo di Musica di Bologna, di cui parlava prima naturalmente Giulia Giovani, dove fu scoperto dal bibliotecario dell'istituto bolognese, nonché specialista di Vivaldi, Francesco Vatielli, che lo rese noto nel 1938. Sono gli anni della grande riscoperta anche musicale di Vivaldi, gli anni 30. Certo, anche qui a Siena, come sappiamo dal primo volume, diciamo, di Sellerio di Sardelli. L'intuizione che la tela raffiguri proprio il musicista, secondo me, è molto attendibile, anche se recentemente è stata messa in discussione da Angelo Mazza, che come storico dell'arte ha schedato l'opera nel catalogo della Biblioteca Martiniana del Museo della Musica. L'effigie del musicista in parrucca bianca corrisponde alla fisionomia che conosciamo di Vivaldi, anche se le testimonianze sono meno dirette, incisioni, caricature, quindi diciamo in maniera, sono testimonianze un pochino più mediate rispetto a un ritratto di questo genere. Ma discutibile è uno dei motivi che spinse Vatielli all'identificazione di questo ritratto come quello di Vivaldi. Infatti lo studioso credette di vedere un ciuffo rosso, invisibile invece ad ogni tipo di analisi, in corrispondenza dell'attaccatura della parrucca bianca, e considerò questo indizio una delle prove per riconoscervi il volto del prete rosso, come veniva soprannominato Vivaldi, appunto per il colore della sua capigliatura. Da tecnico della pittura, Sardelli opportunamente esclude che la tonalità rossastra sia dovuta al ciuffo, del tutto inesistente nel dipinto, e ritiene giustamente che sia solo dovuto alla coloritura della preparazione della tela e alla suggestione dello scopritore che si sarebbe impadronita del bibliotecario bolognese. Il raffronto che permette per altra via a Sardelli di confermare la serietà della identificazione del ritratto di Bologna con quello proprio di Antonio Vivaldi è l'incisione di La Cave, che raffigura il musicista con certezza, anche se le differenze di tecnica e soprattutto direi di qualità tra le due opere devono essere tenute ben presenti. Tra questi ritratti corrispondono i caratteri somatici: il volto pieno, il naso robusto, l'uso di tenere la camicia aperta sul petto, che corrispondono alle poche tracce che abbiamo, che conserviamo, di una tradizione iconografica certamente vivaldiana. Devo dire anche che a me convince molto che la tela del Museo di Bologna possa essere il ritratto di Vivaldi. Mi rassicura un po' meno il riferimento, non me ne vorrà Sardelli, che l'autore propone, sia pure in modo molto sfumato, alla pittura veneziana del primo Settecento. È vero che Vivaldi operò per lo più a Venezia e fu molto legato all'ambiente lagunare, ma anche in questo caso non dovremmo mai farci guidare per questo genere di pareri da motivi esterni, in questo caso quelli biografici, e guardare piuttosto a quelli per così dire interni. Nel caso dell'attribuzione, nel caso di un dipinto, l'attribuzione a un certo ambiente artistico, a un certo artista, cioè lo stile, diciamo, dell'opera. Ebbene, a me su questo credo che Sardelli sia d'accordo con me. Ebbene, a me pare che la nostra tela si attagli meglio all'ambiente artistico bolognese che non a quello veneziano, e che l'artista di riferimento torni a essere proprio il grande Giuseppe Maria Crespi, che renderebbe ragione anche della qualità alta della nostra tela. Condivido però le perplessità di Sardelli ad accedere alla tesi di Mazza, no? Quella si diceva prima, che parla di scuola di Crespi, intendendo uno dei seguaci, magari uno dei figli o degli allievi, che porterebbero troppo avanti la cronologia della tela, mentre il dipinto, se davvero raffigura Vivaldi, come sembra giusto, che era nato nel 1678, deve stare per motivi iconografici molto presto, verso il 1710. Il musicista raffigurato dimostra infatti l'età di 30 anni, non certo i 50 o più che avrebbe potuto raffigurare un seguace di Crespi.
Per questa ragione non scarterei l'idea di trovarci di fronte a un'opera autografa di Giuseppe Maria e della sua bottega, però, non della sua scuola, quindi dei suoi seguaci, in qualche modo, spostando troppo in avanti la cronologia. Se confrontiamo infatti con altri ritratti celebri di Crespi la tela con il nostro musicista del Museo di Bologna, vediamo che il modo di comporre la scena è molto simile, al di là dell'ambiente più o meno austero, più o meno pomposo che circonda l'effigiato. Nel ritratto di Florius Senensius o in quello celebre lo stesso cardinale Lambertini, il futuro Benedetto XIV, Prospero Lambertini, che era allora arcivescovo di Bologna, il ritratto è posto in diagonale, rivolto verso destra, con le mani sul tavolo, sul quale sono appoggiati oggetti vari, connotanti questi oggetti, l'attività, come nel caso di Vivaldi, che tiene il violino, ha uno spartito, un calamaio, tiene in mano una penna d'oca. Soprattutto io vedo sul volto del musicista una vivacità, il senso acuto e come umido dello sguardo con gli occhi scuri e penetranti, che ritrovo costantemente nella ritrattistica di Crespi, uno dei grandi maestri in questo genere nell'Europa del primo Settecento. È vero però che al di là del volto e del busto, con questo bel panneggio gonfiante rosso, di un rosso direi abbastanza tipico anche dello spagnoletto, i ritratti che vi faccio vedere sono degli anni 30, invece questo sarebbe del 1710 circa, nella nostra tela qualche aspetto qualitativamente pare davvero un po' scadere, come il violino, il calamaio, lo spartito appoggiati sul tavolo, e questi aspetti di debolezza sono ben sottolineati da Sardelli. Dobbiamo ricordare però, credo, che in quest'epoca anche i maggiori ritrattisti operosi a Parigi o a Roma, penso a Rigaud, il grande ritrattista di Luigi XIV, o a Morandi a Roma, spesso negli esemplari su tela lavoravano loro in prima persona alle parti più significative come il volto, la parrucca, le spalle della figura, e poi lasciavano ai collaboratori di terminare le tele negli aspetti secondari o accessori a seconda della quantità di denari. Questi aspetti materiali, appunto, di cui si diceva prima, sono sempre molto importanti, che il committente era disposto a versare. E non è detto che Vivaldi, se davvero fu lui a commissionare la tela con il proprio ritratto, avesse grande disponibilità in questo senso. Certo, se fu Crespi senior a dipingere il ritratto, questa potrebbe essere un'ipotesi, ma non è che la do per certa, sì, assolutamente, nel suo studio o anche a Venezia, esso per motivi che non sappiamo dovette restare nella bottega di famiglia o furono forse i suoi eredi a cederlo a padre Martini, nel momento in cui il francescano musicologo iniziò a costituire la sua straordinaria galleria di ritratti di musicisti. Furono forse ancora i figli di Giuseppe Maria Crespi, credo, a donare a Martini le due mirabili tele, autografe questa volta certamente del padre, con gli scaffali con i libri di musica dai titoli ben in vista, che ribadivano il grande interesse, e anche questo non è una nota da poco, sempre rivolto da Crespi al mondo musicale del suo tempo. Ho messo qui questa bellissima specie di figura allegorica, diciamo, forse. Tra i ritratti coevi di Vivaldi, Sardelli giustamente inserisce quello forse più celebre, a cui faceva allusione prima Giulia Giovani, la caricatura che del grande compositore tracciò a penna Pier Leone Ghezzi, che risale al Carnevale romano del 1723, come ci dice una scritta autografa sotto. Anche Ghezzi, ancor più di Crespi, frequentò assiduamente l'ambiente musicale del suo tempo, essendo lui stesso un musicista dilettante, capace di suonare gli strumenti, diversi gli strumenti. Le caricature di Ghezzi divennero un vero e proprio genere a parte dopo gli sviluppi seicenteschi di Annibale Carracci, di Guercino, come ricorda anche Sardelli, di Bernini e di Pier Francesco Mola. La caricatura nel corso del Seicento era passata dall'idea di raffigurare volti brutti, quasi curiosità di natura, per così dire, come gli esempi, per esempio, di Annibale Carracci, a intonazioni sociali più spiccate, con il gusto di ironizzare sui rappresentanti dei ceti sociali più elevati, che si divertivano anche loro agli scherzi degli artisti che prendevano di mira proprio questi rappresentanti. In questo senso sono d'accordo con Sardelli che il disegno caricato era visto soprattutto dalla metà del Seicento in poi come uno scherzo benevolo e ironico, non certo come esplicita volontà di una corrosiva critica sociale.
Le caricature realizzate da Bernini durante le villeggiature papali a Castel Gandolfo, al tempo di Barberini o De Chigi, la dicono lunga su questa autoironia di un ceto curiale e aristocratico colto, disincantato, beffardo, al quale piaceva di sorridere anche di se stesso, soprattutto se era stimolato dalle bizzarre e geniali invenzioni berniniane. Tornando però a Vivaldi, Ghezzi ne traccia su carta un profilo fulminante, e sia pure in caricatura, questo ritratto pone in evidenza i tratti, come il naso adunco e prominente, il leggero doppiamento, che tornano bene nell'effigie dell'uomo che abbiamo visto, un po' più giovane, attualmente, quasi 20 anni più giovane, insomma, nella tela bolognese. Pur essendo un ritratto caricato, il profilo di Ghezzi conserva tratti in fondo aderenti alla fisionomia del musicista e in qualche modo realistici, tanto da permettere a Sardelli, pittore, di modificarne leggermente certi aspetti e soprattutto di derivarne, non è bella l'immagine, scusate, ma è bello il ritratto, un esemplare molto bello a olio su tavola che risale al 2003 e che, sia pure in modo che diremo virtuale, ci permette di immaginare meglio come doveva essere il nostro compositore davvero. Anche il ritratto stampato dall'incisore Le Cave, appunto, era che una certa fortuna avrebbe incontrato, come diceva prima Giovani, nelle opere a stampa del compositore, pur nella sua debolezza, direi genericità di disegno, tende a sottolineare i tratti fisionomici e di costume, la camicia aperta sul petto, che connotano la più antica e attendibile iconografia vivaldiana. Rispetto a queste fonti iconografiche davvero attendibili, Sardelli ne esamina altre, evidentemente spurie, come il ritratto di religioso di collezione privata di Piacenza, vediamo in due riproduzioni che ho tratto io dal libro, che è solo una tradizione critica priva di controllo, una certa catena di imprudenza, dice Sardelli, è riuscita ad avvalorare come ritratto del prete rosso. Così anche studi di storia della musica affermati e seri, credo, come quello di Talbot, non lo so se... Sì. Hanno accolto in modo acritico questa effigie segaligna di un prete musicista qualsiasi, come quella invece di Antonio Vivaldi. Come dice Sardelli, sarebbe bastato un semplice colpo d'occhio per capire già 50 anni fa che era una proposta sbagliata, se si fosse posseduto l'occhio. Ora voi capite che per uno che, per spiegare il proprio metodo storico-artistico, ha scritto un libro dal titolo Il primato dell'occhio, queste considerazioni di Sardelli costituiscono il vero sale del libro, perché in questo testo l'osservazione del manufatto artistico è la vera stella polare, cosa che purtroppo non sempre si ritroviamo nei libri di storia dell'arte. La parte per me più bella del libro, la più importante anche sotto il profilo storico-artistico, è quella quasi finale, scritta su un'intuizione, si diceva prima, di Mickey White, la studiosa che ha dedicato al grande compositore una biografia molto seria. Si tratta del capitolo incentrato sulla decorazione della nuova chiesa della Pietà a Venezia, realizzata da Giovan Battista Tiepolo, quella che fa anche da copertina al libro, un particolare, diciamo, di questa decorazione, tra il 1754 e il 1755. Se mettiamo in fila i dati cronologici esterni, per così dire, relativi alla costruzione della chiesa e alla sua decorazione, si può pensare che Vivaldi non c'entri proprio niente con questo argomento, ma invece non è così. Il grande musicista morì infatti solo nel 1741, proprio quando la nuova chiesa della Pietà veniva appena iniziata con lo scavo per le fondamenta, dopo che nel 1736 l'architetto Palladiano, autore di questa facciata bella, neopalladiano, diciamo pure, Giorgio Massari, aveva vinto il concorso bandito per la realizzazione di questo nuovo edificio, mentre i lavori ad affresco del Tiepolo all'interno ebbero inizio solo nel 1754. Apparentemente quindi nessun rapporto si può instaurare tra Vivaldi e Tiepolo attorno al complesso della Pietà. Ma come ricorda Sardelli, questa importante istituzione di Venezia, l'ospedale della Pietà, al quale era legata la chiesa, che accoglieva orfani, trovatelli, figli abbandonati, aveva ospitato in realtà per decenni, sia pure in modo non continuativo, le attività di Vivaldi,
che lì aveva servito come compositore e come maestro di violino. Quando Vivaldi esercitò la sua attività presso l'ospedale della Pietà, la chiesa annessa al complesso dove veniva eseguita la musica e dove si svolgevano le lezioni, no, scusate questo, era molto più piccola di quella costruita più tardi, alla metà del secolo, come abbiamo detto. In realtà la chiesa antica al tempo di Vivaldi era quella piccola, quasi una cappella, diciamo, annessa all'ospedale. Ma ciò non toglie che il ricordo di quegli anni, interi decenni di intensa attività del musicista, fosse rimasto molto importante, quasi indelebile, soprattutto per le figlie dell'ospedale, che avevano avuto la fortuna di formarsi con il maestro Vivaldi come meneghina del violino, o Lucetta organista. E costoro ebbero certamente un ruolo determinante nella commissione degli affreschi a Tiepolo per la copertura della Chiesa Nuova. Tiepolo, reduce dai recenti trionfi di Würzburg, dove aveva operato come infaticabile frescante tra il 1751 e il 53 nello scalone e nella sala della residenza del principe vescovo Carl Philipp von Greifenklau, realizzando forse in assoluto il suo capolavoro, si impegnò intensamente anche per la chiesa veneziana, in una decorazione sostanzialmente autografa, qui ne vediamo il bozzetto. La composizione principale è dedicata all'incoronazione di Maria, all'interno del grande ovale che sovrasta lo spazio maggiore della chiesa. Questo è solamente il bozzetto della decorazione, però ci dà bene l'idea dell'insieme. E è tutta disposta in verticale questa composizione, con un effetto quasi vertiginoso, con al centro il gruppo divino che sfuma verso un abisso rosa e celeste, i colori più cari al grande pittore veneziano. Attorno al perimetro di questo ovale, l'artista ha raffigurato invece un affollato concerto di angeli che si affacciano suonando e osservando dall'alto a loro volta le fanciulle che suonavano con i loro maestri, tra i quali un tempo c'era stato anche Vivaldi, nello spazio sottostante alla chiesa. È davvero un'invenzione geniale, il concerto di musiche celesti che fa eco a quello terreno, le cui note si elevavano da dentro lo spazio della chiesa stessa. Come sempre nel Tiepolo maturo, in particolare proprio nel grande ciclo dello scalone di Würzburg, concluso l'anno prima, dietro alle figure che si affacciano in primo piano, come da una balaustra, fanno capolino le molte comparse, le più strane, diverse, inaspettate, spesso frutto della sfrenata e capricciosa fantasia del maestro. Ma in questo caso, proprio dietro a un angelo, visto dal sottinsù e del quale riusciamo a vedere solo le spalle, il collo e il mento, mentre resta del tutto invisibile il viso, compare il volto di un uomo dalla capigliatura rossa, che guarda in avanti a sé immobile come una statua di cera, Antonio Vivaldi. Così Tiepolo ha dato corpo, con l'effigie seminascosta del grande compositore, al sogno delle sue fedeli allieve. Vivaldi, anche dopo la morte, continuava dall'alto a vegliare sulla musica che veniva intonata nella Chiesa della Pietà, e anche da lassù continua a suonare con gli angeli la sua musica di paradiso. Tiepolo, con la volta affrescata, creò così il monumento visivo più duraturo per Vivaldi, che sopravvisse anche quando, per un secolo e più, calò l'oblio sulla musica del grande compositore veneziano, riscoperto solo nei primi decenni del Novecento, come Sardelli ci ha ampiamente illustrato nel suo libro precedente. Grazie. Grazie mille Sandro, diciamo, di questa carrellata, insomma, di riflessioni che ha aperto, credo, varie, insomma, sollecitazioni che subito cediamo a Federico Maria Sardelli per i suoi contrappunti e insomma repliche. Io vi sono grato non solo di questo invito, ma anche di queste dottissime note, perché Giulia Giovani, sì, ma il professor Angelini ha fatto un,
la sintesi forse più bella e più completa che si potesse del mio volume, quindi io avrei anche poco da aggiungere, perché praticamente ha fatto un pessimo servizio all'editore Sellerio, e nessuno se lo compra più il libro, perché lo sa già dalle parole sue, è entrato nelle pieghe di qualsiasi aspetto che io abbia trattato in queste pagine. Comunque, gli scherzi a parte, gli argomenti toccati sono molti, come avete potuto ascoltare, ma sono sempre appunto in contrappunto con la musica. Io ho preso occasione della disamina degli affreschi, dei disegni, degli schizzi, di un materiale eterogeneissimo. Avete già visto voi in questa rapida carrellata, poi nel libro ci sono molte più immagini. Il materiale dal punto di vista tecnico, cronologico, dal punto di vista proprio dei nomi degli artisti è estremamente eterogeneo. Ci sono pittori bravi, famosi e eccellenti come Tiepolo, ci sono pittori mediocri, ci sono schizzi a penna rapidissimi, ci sono incisioni, ci sono rifacimenti, ci sono materiali spuri. Ho voluto prendere questa occasione, parlare dell'iconografia musicale vivaldiana, non tanto perché io ritenga che il sacro volto di Vivaldi sia qualcosa di così importante da doverlo per forza ricercare, ricostruire. Non è un feticcio quello che cercavo. La risposta sta nelle parole iniziali del libro, cioè nel metodo di ricerca. Mi interessava stabilire una griglia ermeneutica che si può applicare sia ai compositori sia a qualsiasi altro personaggio che viene raffigurato in antico regime, cioè dalla rivoluzione francese in avanti, indietro, perché cambiano poi i sistemi produttivi, cambiano poi le mentalità, cambiano poi le estetiche, cambiano poi le ideologie, ma il pittore, l'artista che raffigura un suo coetaneo, può essere un principe, può essere un artista, può essere chiunque, che raffigura un uomo suo contemporaneo, diciamo assolve a dei principi, a delle regole, ad un codice ben preciso e ben condiviso tra artista produttore dell'immagine e fruitore e committente. Quindi c'è un codice, c'è un'intesa ben chiara fra chi fa un'immagine, chi la riceve, cosa il fruitore si deve aspettare da questa immagine, cosa domanda il fruitore a questa immagine, cosa non gli domanda. Noi oggi domandiamo all'immagine che ci viene dalla nostra contemporaneità, come quella del passato, una serie di questioni che molto spesso non sono attinenti. Noi viviamo in un periodo in cui siamo sommersi totalmente, come in nessun altro periodo della storia, da immagini, immagini fisse, immagini in movimento. I nostri telefonini ridondano di icone, siamo a scattare continuamente immagini, a inviarci video e così via. Viviamo in una bulimia iconografica, come non è mai successo in tutta la storia dell'umanità. E siamo portati a dare anzitutto uno sguardo superficiale alle nostre immagini di cui siamo circondati. Siamo portati a dargli una fiducia quasi assoluta. Noi crediamo alle fotografie. Ci manda la foto del nostro amico al mare e vediamo l'amico al mare. Crediamo che sia, ci ripeta, una realtà di fatto. Non dubitiamo su questa informazione. Il dipinto antico, il dipinto del 600, del 700, fatto da un uomo che ha sensibilità e tecniche sfumate, diverse, maggiori, minori, pittori bravi, pittori non bravi, rammentava il professore, ma anche committenze diverse. Quanto paga il committente? Se io pago tanto, ottengo un'immagine più ricca di particolari, con maggiore impegno del pittore, con maggiore accuratezza, che non un quadro fatto con pochi soldi per un personaggio che magari non è un personaggio importante. La quadreria di Padre Martini, che il professore ha rammentato, questa enorme collezione messa insieme da Padre Giovanni Battista Martini e che tuttora è ben conservata a Bologna, ci dà uno spaccato di
circa 350 facce di pittori dal 500 fino all'età di Martini, poi dopo se ne sono aggiunte anche nell'800, ma insomma guardiamo quelle lì, sono di una diversità allarmante. C'è il ritratto di Giovanni Paolo Colonna, grande maestro bolognese, importantissimo maestro di cappella, che è il massimo grado di quello status, che si fa ritrarre a figura quasi intera con la mano su una serie di libri riconoscibili, è ritratto in maniera impeccabile, è pieno di particolari questo ritratto. Possiamo leggere una serie di particolari, una serie di, e fare una deduzione su molti aspetti. Ci sono i ritratti come quello di Vivaldi, che è ben fatto, con dei particolari che cominciano a decadere nell'interesse del pittore, del committente e di chi guarda. Il violino è tirato via, il calamaio è fatto male, ma si sa che è un calamaio, deve servire soltanto a veicolare un'informazione. Quello è un compositore, lui scrive, ha la penna in mano, quindi con questo simbolo io voglio dire lui non è soltanto un suonatore, ma uno scrittore di musica, un creatore di musica. Basta quello. Se la penna è fatta bene, è fatta male, non importa, il messaggio arriva lo stesso. Ci sono ritratti ancora meno buoni, ancora più a risparmio, di compositori minori, modesti maestri di cappella oppure modesti organisti del 600, ritratti come oggi facciamo una fototessera. Noi andiamo nella macchinetta perché ci serve la foto del passaporto e il pittore gli fa il ritratto così, con nessuno sfondo, nessun attributo, non si capisce com'è vestito, quindi non si sa se il grado sociale di questo personaggio. Cioè, ci sono una valanga di sfumature, di gradi, di attinenza, non attinenza, verisimiglianza, non verisimiglianza, dovute alla bravura, non bravura del pittore, ma anche appunto alle condizioni che rendono sì, fanno sì che queste immagini siano veicolo o non veicolo di informazioni, o veicolo mendace, se noi ci mettiamo a cercare di capire quali erano i libricini sul tavolo di Vivaldi del famoso ritratto, facciamo una domanda sbagliata a quel ritratto, perché gli chiediamo una cosa che non hanno voluto trasmetterci. Ci sono nella letteratura critica vivaldiana pagine dedicate a cosa potrebbe esserci scritto, forse era il breviario, perché lui è un prete, forse erano i libri parte del suo estro armonico, sul pentagramma cosa c'è scritto, sono tirati via, sono schizzati male, per dire quella è musica. C'è una studiosa che ha voluto cercare di leggere quella musica illeggibile, tirata via con il pennello del nero che deve tracciare le note, che dipinge su una superficie non ancora asciutta. Il pittore ha fatto prima il foglio bianco, la biacca è ancora fresca, ha fretta, non ha il tempo di finirlo, di aspettare che asciughi, dipinge queste notacce, questi pentagrammacci, per far capire che quelle sono note, e quindi fa questi pentagrammi con il nero che si impasta con il bianco, si sporca. Un lavoro, diciamo, fatto un po' meno bene di come dovrebbe essere fatto. Ma perché? Perché non interessava né al committente, né alla persona ritratta e né al fruitore mettersi a leggere le note raffigurate su quel foglietto di musica. Serviva soltanto veicolare un'informazione. Questo è un compositore. Punto. Oggi, sovraccarico ermeneutico, sovraccarico di attenzione interpretativa sull'oggetto, questi sono quattro righi, non sono cinque. Il pentagramma fatto da quattro righe, un tetragramma, come sarebbe usato nel Medioevo. Cosa ci ha voluto dire il pittore con questa informazione? È un'informazione simbolica. Voleva forse alludere all'opera 4 di Vivaldi? Si capisce che allora noi prendiamo delle cantonate pazzesche quando interroghiamo questi dipinti antichi ponendogli domande a cui loro non vogliono rispondere, non sanno rispondere. Perché usciamo dalla mentalità e dal contesto in cui furono prodotte queste immagini e ci mettiamo a elucubrare, a fare un lavoro, diciamo, superfluo. Quindi, dicevo, la grande quantità di immagini che ci proviene dal passato viene di solito osservata da noi osservatori dei nostri giorni con una fiducia a volte cieca
che è la stessa fiducia con cui noi osserviamo le fotografie che abbiamo nel nostro smartphone. Crediamo che quello sia il volto di Beethoven. Crediamo che quel dipinto che abbiamo visto, il professore ha mostrato di profilo di Mozart, sia il Mozart della fine dei suoi anni con gli occhi sporgenti. Perché c'ha gli occhi sporgenti? Si sono chiesti tutti. Perché c'aveva la nefrite? Alcuni hanno supposto che Mozart sia morto fra le 47 ipotesi le sue patologie. C'è un articolo molto, molto divertente sui 47 motivi della morte di Mozart, perché sono stati attraverso gli anni, i secoli, ipotizzate 47 malattie per le quali Mozart dovrebbe essere morto. Ebbene, secondo una di queste ipotesi, Mozart aveva la nefrite, quindi quando uno ha la nefrite ha i tessuti edematosi, quindi gonfi, ha gli occhi sporgenti, quindi è il segno che lui era negli ultimi anni e aveva la nefrite. No, è un segno che il pittore Lange è un attore di prosa e fa il pittore in maniera dilettantesca. E dipingere gli occhi di scorcio, di profilo, è difficile e possono venire un po' gonfi. Questo. Quindi uscire dal contesto ci porta a labirinti interpretativi pazzeschi, e anche appunto l'idea di affidare a un'immagine del passato, un'immagine, in questo caso ho preso soltanto i volti, si potrebbe fare un discorso simile sull'iconografia musicale degli strumenti. Quante volte si pretende di ricostruire strumenti o fare deduzioni sul numero delle corde, sulla posizione dei tasti, certe posture strumentali, che a noi sono informazioni importanti che ci mancano. Noi ne abbiamo un appetito, una fame assoluta a volte di sapere qual era l'impostazione, la postura di un violista da gamba, sapere se appoggiava, in che modo appoggiava, come si teneva l'arco. Quindi abbiamo bisogno del pittore bravo che ci fotografa in qualche modo. Vedete, ho usato l'immagine fotografia, perché anch'io sono deformato dalle lenti dei miei anni. Vogliamo la fotografia, cerchiamo la risposta al nostro interrogativo. Ci mancano le fonti, ci mancano alcune informazioni sulle tecniche esecutive, sulle prassi esecutive degli strumenti, e cerchiamo di ricavarle dalle fonti iconografiche. Nobile intento, ma stiamo attenti a cosa chiediamo e stiamo attenti a capire se il nostro dipinto, la nostra incisione, la nostra scultura aveva intenzioni naturalistiche o simboliche, era fatta da un pittore, uno scultore di valore, oppure era uno scultore dozzinale, mediocre, meno bravo, eccetera. Il professore ha dimostrato come in un dipinto, in un ritratto, ci fosse una gerarchia proprio anche produttiva. Le parti eminenti venivano curate dal maestro della bottega, le parti meno eminenti venivano appaltate, subappaltate agli allievi. Ed era giusto così. Quindi non dobbiamo dare la stessa attenzione interpretativa a queste diverse parti, mentre noi siamo portati a credere all'opera, a vederla appunto come una fotografia, come un insieme di dati ugualmente significativi o ugualmente narrativi. Quindi quello che volevo fare, ho fatto con Vivaldi perché è l'autore che frequento, diciamo, con più dimestichezza e quindi con cui ho più confidenza e quindi di cui ho più conoscenze, però credo che sia un tipo di lavoro che bisognerebbe fare un po' su tutti. Io vedo per esempio l'iconografia beethoveniana. Uno studioso di Beethoven è fortunato rispetto a uno studioso di Vivaldi, perché ha a disposizione una valanga in più di documenti e di testimonianze, sia letterarie, sia documentarie, sia pittoriche. I ritratti di Beethoven sono molti di più, possiamo dire, di quelli accreditati, di quelli, perché poi anche lì le gallerie che vengono, diciamo, delineate dalla tradizione critica sono sfumate, non sono fisse. Quanti sono i ritratti di Mozart? C'è un nucleo di ritratti che gli studiosi sono abbastanza concordi nel dire che questo ci raffigura Mozart. In periferia ci sono altri ritratti, forse Mozart, forse attribuito da
forse copia di... E ci sono quindi, cioè, ci sono delle zone, ci sono dei limbo dove noi mettiamo dei ritratti in attesa di essere attribuiti, oppure attribuiti in passato e disattribuiti recentemente. Quindi, cioè, la situazione dell'iconografia di un pittore, di un musicista è sempre molto sfumata. Ma però, dicevo, i fortunati studiosi di Beethoven hanno a disposizione almeno una trentina di ritratti. Noi con Vivaldi ne abbiamo, avete visto, pochi, ma con Beethoven abbiamo una bella serie di ritratti che ce la raffigurano fin da bambino e fino all'ultimo della sua vita. Abbiamo una fortuna incredibile, che è quella di avere il riscontro fisionomico più forte che si possa desiderare, ovvero sia la maschera del volto presa dal vivo. Quello è il volto di Beethoven, non c'è nessuna discussione. Quello è un calco fatto dal compositore vivo. Gli mancano gli occhi perché li hanno dovuti coprire con due lunette, altrimenti sarebbe accecato, ma insomma, a parte gli occhi, che poi si ricavano anche da altre parti, ma insomma, quel volto, quella maschera da vivo, poi abbiamo anche la maschera da morto, ma insomma questo diciamo interessa meno. La maschera da vivo è il paradigma fisionomico col quale possiamo misurare se tutti gli altri ritratti, i quattro ritratti di Josef Mähler, il ritratto di tutti gli altri pittori che si sono cimentati col volto di Beethoven, possiamo confrontare quanto sono stati attinenti e se poi qualche pittore ha voluto derogare, magari per motivi espressivi, per motivi poetici, si è voluto distaccare dal naturalismo per aggiungere, per esempio, quei ritratti di Beethoven che hanno gli occhi all'insù, il ritratto di Schimon, che lui ha gli occhi dove si vede più bianco che pupilla. È una deroga al naturalismo per indicare che quell'artista sta attingendo da un mondo sovrannaturale, ma quello era il periodo in cui stavamo mettendo i piedi nel romanticismo. C'era tutta un'altra poetica, tutta un'altra estetica, e si stava aprendo una nuova stagione, per cui il pittore, come ha giustamente fatto notare il professor Angelini, il pittore romantico e Renoir può avere intenti che non sono quelli puramente descrittivi del pittore invece di antico regime. Ma dicevo, quindi questa lente di ingrandimento che ho adoperato per Vivaldi, io credo che poi sarebbe bene adoperarla anche per altri compositori, in questo caso, e non i compositori famosi, ma i compositori meno famosi. Giulia prima ha rammentato Stradella, ma sapete, basterebbe fare un giro su internet, che per noi oggi è diventato, specialmente per molti ragazzi più giovani, è diventata la fonte di sapere, è diventata la biblioteca d'Alessandria. Tutto è lì, si suppone che tutto sia lì. Quando non c'è, dice: no, non l'ho trovato, non c'era su internet, ignorando che ci sono biblioteche, gabinetti di segni e stampe, e tutto ancora non è indicizzato. Quindi, dicevo, quando si fa un giro su internet e si guarda un compositore non famosissimo come Beethoven o Mozart, ma un compositore meno noto, non so, Porpora, non so, Stradella, non so, Legrenzi, ditemene uno voi, uno di questi che sono noti agli studiosi, ai musicisti, ma insomma non sono così di comune ascolto, di comune frequentazione. Se voi andate sulle pagine Wikipedia di questi compositori, mettete Porpora, mettete qualcuno, trovate che sono associati a delle immagini fasulle, inattendibili. Il ritratto di Monteverdi è usato per altri due o tre compositori del Seicento. Il ritratto di Porpora molto spesso è il ritratto di Handel giovane, e così via. Quindi stiamo assistendo, in questa facile disseminazione e moltiplicazione delle reti di informazione, a un disastro di carattere scientifico, perché tanto più sono disponibili e facili le informazioni, tanto più è facile
errare, tanto più è facile che un ignorante, una persona distratta metta lì una cosa perché boh l'ha messo nella copertina di un disco, nel booklet di un disco. Siccome non c'è il ritratto a olio di Locatelli, ci si mette il ritratto di un altro compositore che magari su un sito internet è nominato come Locatelli, e quello galleggerà sul web col nome di Locatelli, sarà indicizzato in 1000 siti, in 1000. Questa è una cosa veramente pericolosa, che stiamo, io ogni volta che vado a cercare qualche cosa del genere inorridisco e mi domando come si faccia a far pulizia e chiarezza in questo senso. Quindi vabbè, questo è un altro capitolo, però vi voglio diciamo mettere in guardia sulle facce dei musicisti del passato che vengono in questi ultimi tempi messi in giro e indicizzate, perché anche quello è un mondo insomma abbastanza pericolosetto. Comunque non voglio divagare, avete forse qualche domanda in particolare, anche critiche feroci, perché non richieste di denaro poi per il resto? Pensavo, ovviamente la collezione di Padre Martini è la collezione di un bibliografo, compositore, trattatista, con una mania veramente d'enciclopedismo, potremmo dire, no? Quindi vuole associare un volto a ciascuna partitura che colleziona, che possiede, che commenta, che glossa e via discorrendo, e quindi ha corrispondenti in tutta Europa per accrescere sia la collezione musicale, il suo patrimonio, il suo bagaglio di informazioni a corredo delle partiture sui compositori e ovviamente anche le loro effigi. Ma è un caso più unico che raro che io sappia. Mi porta questo un po' a interrogarmi su quelle che operazioni di scarto, potremmo dire, che sono avvenute quando appunto non ci troviamo di fronte a una mania collezionistica così importante. Per esempio, all'inizio dell'Ottocento, prima me lo stavo cercando, l'ho ritrovato, tutta una serie di incisioni che circolano nei trattati musicali con il Parnaso dei cantanti d'opera, no? Dove ovviamente il trattatista commissiona, no, una certa immagine con una sua selezione, già con un intento storiografico che è una sua lettura, porta anche a cancellare, no, la memoria di alcuni a favore di altri, che un po' contrasta, se vogliamo, con quella invece idea d'ancien régime che ha il compositore stesso nel farsi rappresentare, cioè il valore del farsi rappresentare. Noi abbiamo visto un Vivaldi giovane, a me viene in mente un Perti anziano che si fa fare un ritratto tutto nero, tutto scuro, con l'abito talare, con un medaglione gigantesco in petto per dimostrare che lui ha avuto un dono dall'imperatore. Quindi l'importanza del ritratto e quanto poi la cultura, diciamo, post-rivoluzionaria e la nascita, nel nostro caso, della musicologia, che deve per forza fare una selezione per raccontare una storia, abbia anche cambiato il nostro modo di vedere queste immagini. Bernardo Gaffi a Roma, nel suo inventario dei suoi beni post mortem, aveva un busto del maestro Bernardo Pasquini, no? Quindi questi fili di memoria che di fatto poi sono interrotti non perché si perde la memoria, ma perché c'è una deliberata volontà di portare avanti un'immagine, una carriera, è successo anche con Vivaldi ovviamente, piuttosto che altre. Quindi forse anche la selezione, ecco, delle immagini che ci sono arrivate dovrebbe un po' mettere in allarme sulla fama in vita o meno e sull'intento dell'immagine stessa. Sì, hai messo in luce un aspetto molto importante di uno dei possibili modi con cui si guasta, in qualche modo si corrompe la trasmissione. È sempre una questione di trasmissione di informazioni, cioè dalle fonti, dei documenti del Medioevo, una lettera, un libro, un dipinto. Cioè, deve fare i conti questa informazione per arrivare a noi con una marea di impedimenti, con una marea di trappole, difficoltà, che sono i passaggi generazionali. Io ricevo da mio nonno un baule di lettere, queste lettere a me non mi dicono più nulla. Diciamo, vabbè, sì, le lettere d'amore che lui scriveva alla signora Rosina, che se ne fa? Babbo, si buttano via. Roba buttata via. Io credo che il
gran parte delle lettere di Vivaldi siano state buttate via perché non interessanti a coloro che nella generazione dopo, due generazioni, tre generazioni dopo, vi ci sono imbattuti. Le guerre, gli incendi, le distruzioni materiali, cade una bomba sul castello la residenza del principe di Würzburg, dove Tiepolo era stato a fare, non sul castello, non sugli affreschi, però dove lui aveva tutta la sua collezione musicale, la sua cappella musicale è stata distrutta, e noi abbiamo perso, lo sappiamo dagli inventari, che lui aveva delle cantate di Vivaldi e delle musiche sacre di Vivaldi che oggi non abbiamo più, abbiamo il titolo. E sappiamo, abbiamo brandelli di memoria perché qualcuno ce l'ha raccontato in altre maniere. La trasmissione di un'immagine, appunto, Giulia ha detto come uno desiderava anche farsi raffigurare, perché è vero che come noi ci mettiamo in posa davanti a un fotografo, o ci mettiamo quando facciamo lo stupido selfie, facciamo la faccia che desideriamo fare, che desideriamo far arrivare al nostro interlocutore, così la persona ritratta in antico regime si poneva in un certo modo. Perti voleva far sapere che l'imperatore gli aveva dato il medaglione, Bach voleva far sapere al prossimo che con quel fogliettino, con quel canone enigmatico a sei voci, lui era stato accettato in quel consesso di illustri teorici contrappuntisti, che era quell'accademia, non mi ricordo adesso il nome, e quindi abbiamo quel ritratto famosissimo di Bach con il fogliettino di musica in mano. Il fogliettino è ben leggibile, diversamente dal fogliaccio che c'ha Vivaldi sopra il tavolino, a cui non interessava far capire un tema musicale preciso. A Bach interessa trasmettere che con quello lui ha vinto il diritto ad entrare in quel consesso così alto e così importante per lui. Quindi, come uno desidera farsi raffigurare è importantissimo, e come poi uno che arriva dopo, un uomo che arriva dopo, che gestisce una collezione, oppure un musicologo che decide quali compositori o quali cantanti del passato devono entrare in quella trattazione, quindi fa una scrematura, fa una cernita. Allora, tutte queste persone, oltre ai disastri naturali, che sono gli incendi, le guerre e così via, le perdite di informazioni proprio materiali, poi ci sono le volontà di chi viene dopo di noi, che deciderà se far passare questa informazione o non farla passare, oppure di enfatizzare una certa informazione rispetto di un'altra. E il lavoro dello storico sta proprio lì, cioè cercare di ricostruire e di guardare le cose come potevano essere in quel momento in cui sono state fatte, arrivare lì con una rete di strumenti e di informazioni a circoscrivere il fenomeno al momento in cui è avvenuto. Quindi per questo a me interessa sapere il ritratto di Vivaldi, che può essere il ritratto di 100.000 altri personaggi, cosa voleva dire a un uomo di quegli anni lì, a colui che lo guardava in quegli anni lì. Mi interessa meno sapere cosa ha detto colui che l'ha visto sotto un profilo psicanalitico. Interesserà chi farà storia della psicanalisi poi sapere questa cosa qua. A me al momento non mi interessa, io preferisco sapere di una composizione del 1712, mi interessa sapere come si eseguiva la musica a quell'altezza cronologica. Io che la devo rieseguire e voglio cercare di capirla sinceramente, senza volerci mettere entrarci sopra con i miei stivali, con i miei scarponi, del mio gusto, della mia mentalità, cerco di spogliarmi della mia mentalità e provo, non ci abbiamo la macchina del tempo, la filologia assoluta non esiste, ma provo con umiltà e con gentilezza ad assumere più informazioni possibili su quel momento storico. 1712 a Venezia, chi c'era, come si suonava, ho informazioni sugli strumenti, ho informazioni sui viaggiatori, i passeggeri che andavano lì e che scrivevano qualcosa su come si suonava, come si lavorava lì, sì, ce l'ho, raccolgo il più possibile come si scriveva la musica in quel tempo, ma poi anche di più, quali erano
il modo di vivere di un uomo di quel periodo. Se io capisco che un concerto di Vivaldi, per scrivere un concerto di Vivaldi, cosa vuol dire un foglio di carta di quell'epoca? Sapere che quel foglio costava molto caro, la carta da musica era cara. Non bisognava sbagliare, e se si sbagliava bisognava stare a perdere tempo, aspettare che l'inchiostro asciugasse del tutto con la sabbia e, prima di grattare, e si grattavano interi pentagrammi. Ci sono questi manoscritti che sono commoventi, dove vedi Vivaldi o chi per lui, tutti i compositori di quell'epoca, che hanno da fare, che hanno da lavorare, no? E devono grattare il foglio, non c'hanno il computer con cui tornano indietro se sbagliano. Allora, tutta sto citando delle cose, diciamo, anche laterali, ma come ci si abbiglia, come si mangia, l'illuminazione. Quando io leggo i registri della Pietà, dove Vivaldi lavorava e dove lavoravano tutte queste decine, centinaia di fanciulle, che per noi sono ormai delle stinte sinopie, abbiamo solo il nome, pochissime informazioni biografiche, abbiamo a volte le musiche scritte per loro, e dove vediamo dai registri studiati da Mickey White, che finalmente ci ha dato un po' di luce su questo ambiente, che queste ragazze dovevano implorare i governatori per avere una misura di olio in più alla settimana. L'olio serviva per fare luce, per fare lampada. E quando vedo Lucietta, allieva di Vivaldi, è stata rammentata poco fa, Lucietta, organista, che diventa scrivana, cioè diventa copista di musica. E cosa deve copiare ogni settimana per il fabbisogno gigantesco di quella macchina di musica che è la Pietà, per un coro di 60 persone, coro vuol dire strumenti e voci, 60 persone che devono avere un foglio in mano, possono leggere insieme due o tre sullo stesso foglio, ma ci vogliono tanti fogli di musica in parti staccate del mottetto che ha scritto Vivaldi, del responsorio che ha scritto Gasparini, del pezzo che ha scritto Aliprandi, e così via. Tutta roba che va copiata con un lume a olio. E questa Lucietta, che all'inizio comincia a avere problemi, comincia a perdere la vista di un occhio, e poi comincia a perdere la vista anche dell'altro occhio, diventa cieca. Ancora giovane, ancora quarantenne, Lucietta è cieca. Ecco, se non si capisce questo, se non si capiscono questi tasselli di vita, tanti più se ne accumulano, che sono cose materiali, cosa mangiava questa gente, quando mangiava, come contava le ore del giorno, in modo diverso da noi. Allora, io devo collezionare più informazioni possibili, che vengono dalla letteratura, vengono dalla storia dell'arte, vengono dalla memorialistica, che vengono dai documenti d'archivio, vengono dalle partiture, vengono dai quadri, e ricostruire il più possibile il contesto, il milieu, e infilarmici a capofitto. Allora forse posso cominciare a dire qualcosa su quell'opera d'arte. Altrimenti si va nell'arbitrio, si va nella mescolanza delle interpretazioni, si va nella... Si può andare in tante altre direzioni, ma a me interessa il fenomeno storico. E il fenomeno storico è fatto da una complessità, da una miriade tale di informazioni che non basta la vita per accogliere. E avessimo anche tutta la vita a disposizione, non bastano le informazioni storiche, perché sono lacunose, perché sono purtroppo arrivate in maniera così disordinata, frammentaria e caotica. Bene, noi siamo qui a fare questo lavoro con umiltà per ricostruire quel concerto, quel dipinto, quella partitura lì, quell'occasione esecutiva lì. Ecco, cerchiamo di fare accendere delle piccole lampade su piccoli momenti della storia. Non potremo mai avere l'affresco totale. Il nostro mosaico ha perso tantissime tessere. Più indietro si va nel tempo, più le tessere si perdono. Però ogni volta che troviamo una tessera siamo delle persone felici, perché riusciamo ad avere come l'illusione che quelle persone siano vicine a noi, come se io potessi in quel momento
entrare in quella chiesa, in quella sala dove si è fatto quella musica, e possa guardare un attimo cosa succedeva. È un'illusione, chiaramente, ripeto, non abbiamo la macchina del tempo e il passato non può essere mai più risuscitato, non esisterà mai l'esecuzione filologica tout court di un pezzo della storia. Però la sola idea di far convergere più informazioni possibile per illuminare questo angoletto di cui ogni volta ci soffermiamo, su cui ogni volta ci soffermiamo, secondo me è un mestiere sia appassionante sia, diciamo, frustrante, ma quando porta frutto vi assicuro che dà dei frutti che sono una vera gioia. Partecipanti se hanno delle domande o dei commenti a margine, insomma, delle considerazioni che sono state fatte, ai nostri specializzandi e specializzande se vogliono intervenire nel merito di queste anche indicazioni di metodo, di merito che da ultimo sono emerse e che non possiamo che condividere, su cui ci siamo confrontati anche oggi in un altro contesto, ma che mi fa piacere ritrovare anche qui in questa sede. Prego. Io sono imbarazzato da questo panegirico e quindi mi cheto, io la ringrazio, ma non so, di fronte al panegirico mi ammutolisco, la ringrazio e basta. Grazie. Grazie, grazie mille, ha fatto bene. Ricordo. Certo. Un altro intervento da questa parte, prego. Se vuole, sì, c'è un microfono. Faccio la valletta. Non so se funziona.
funziona, sì. Allora io vorrei chiedere alla reincarnazione di Vivaldi, appunto. Non è vero. Se... Ma non è vero. No, cosa pensa di questo fatto? Cioè, io assisto all'esecuzione di Vivaldi a una velocità molto più alta di quella che mi ricordavo da ragazzo. Che cosa ne pensa? Perché c'è questo modo di suonare Vivaldi, non solo Vivaldi, anche molti compositori barocchi? Grazie. È una domanda che la ringrazio molto. Sulla velocità esecutiva della musica barocca in genere, questo aprirebbe un fronte che esula dal nostro argomento, ma cercherò di essere brevissimo, perché è il fronte della prassi esecutiva. Quindi noi ci siamo riguadagnati l'abitudine ad eseguire la musica del Settecento, primo Settecento e giù verso il Medioevo, almeno in Italia a partire dagli anni 70 dello scorso secolo. Ci sono tanti altri esempi di pionieri e di... ma comunque sia, in maniera più massiccia, ci siamo avvicinati alla prassi esecutiva di quello che precede Mozart, quindi da Vivaldi al 600, al 500, eccetera. È stato riscoperto Monteverdi, che prima non si faceva pressoché mai, è stato riscoperto Cavalli, sono stati riscoperti autori che nella prima parte del Novecento non si eseguivano. Ebbene, oggi è normale fare musica barocca, ci sono moltissimi gruppi barocchi di altissimo livello in tutta Europa e anche in Italia. L'Italia è arrivata un pelino più tardi rispetto ad altri paesi, questo fenomeno è nato soprattutto nei Paesi Bassi, nella Germania, in Inghilterra negli anni 60-70 del Novecento. Quando siamo tornati a fare questa musica, c'è stato questo fenomeno dei gruppi filologicamente informati. Così come è nato il fenomeno nella editoria musicale della Urtextausgabe, cioè l'edizione originaria, si è creduto anche noi di fare la musica originaria, perché si va sulle partiture antiche, si va a cercare il manoscritto, si ricostruiscono gli strumenti antichi, si va a cercare il trattato che ci racconta come si eseguiva certa musica, e si è formato quindi un codice, si è formato una pratica che si era completamente persa, perché coloro che eseguivano musica del 600, del 700, nel 1800, nel secolo XIX, esistevano, ma erano pochissime persone, pochi eruditi. Da che il fenomeno è diventato più di massa, si è creato un codice. Questo codice non è detto che sia quello che dicevo nell'intervento con cui ho chiuso, così vicino agli oggetti che noi cerchiamo di risuscitare. Non è detto che questo che noi oggi ascoltiamo come musica barocca, quando mettiamo un CD fatto da un blasonato gruppo di musica antica, ci metto anche il mio fra questi, non è detto che questa ricostruzione, che questa interpretazione sia fedele, non è detto che sia così informata. Perché? Non solo per cattiva fede o per... ma molto spesso anche per nostra ignoranza. Molti gruppi musicali non approfondiscono certi aspetti. Quindi l'informazione che ci riportano magari è bella di per sé, funziona bene, ci può piacere, ma non è detto che sia quello che poi facevano nel 1600, nel 1500. Quindi i problemi sono moltissimi e l'argomento è difficilissimo da essere affrontato così in tre parole. Quello che notava il gentiluomo che ha fatto la domanda era proprio la velocità. La musica antica, la musica barocca specialmente, si distingue da altri generi musicali per avere ultimamente degli schizzi, degli scatti di velocità spaventosi. Noi sentiamo Vivaldi fatto a ritmi frenetici, e sentiamo, da quando ce l'ha insegnato Reinhard Goebel, i brandeburghesi fatti a velocità stratosferica. Sentiamo questo. Le eseguivano veramente così? Ma ci sono
per rispondere a questa domanda non si può rispondere in maniera generica, tipo sì, no. Bisogna affrontare quello che dicevo prima, la lente di ingrandimento a quell'altezza cronologica, in quella zona geografica, lì, a Köthen o a Lipsia, oppure nel 23 a Venezia, nel 14 ad Amburgo, che tipo di cultura musicale c'era, come si lavorava, quali erano le informazioni che abbiamo. È un lavoro duro, è un lavoro faticoso. Bisogna però dire che, per rispondere in maniera proprio sintetica e buttarla lì, le informazioni sulla agogica, cioè sulla velocità dei tempi, in parte nel primo Settecento ci sono state raccontate da alcuni trattatisti in maniera anche abbastanza puntuale e abbastanza attendibile. Uno di questi è Joachim Quanz. Quanz ci fa tutta una... Quanz è un rompipalle, è un pignolo, è un acribico, è un palloso, è uno che ci dice tutto in maniera esattissima al millimetro, e quindi quando parla dei tempi comincia a dire, fa tutta una graduatoria delle parole che servono a indicare la velocità del tempo, allegro, allegro molto, presto, vivace, adagio e così via, e ci fa tutta una disamina cercando di darci un riferimento in assenza di metronomo. C'era il pendolo che aveva inventato Lullier, ma insomma non era molto, molto attendibile, un riferimento con i battiti cardiaci, dicendo che un uomo medio sano ha i battiti a 80 battiti al minuto, che è anche vero questo. Quindi 80 battiti al minuto, sì, dipende, 80 battiti al minuto significa, stabilisce, diciamo, questo metro con il quale noi possiamo tradurre i tempi che lui dà dell'allegro, dell'allegro molto, del vivace, dell'adagio, in termini metronomici. Abbiamo i metronomi di chi usò il metronomo appena fu inventato. Beethoven è il primo a usare il metronomo e a dare i tempi metronomici delle sue sinfonie. Se noi guardiamo i tempi metronomici che Beethoven affibbia alle sue opere dall'ottava sinfonia indietro, perché tutto è entusiasta, perché il signor Mälzel ha finalmente trovato questa macchinetta che ci permette di dare una certezza all'esecutore, e se noi andiamo a vedere i metronomi che Beethoven affibbia alle sue opere pregresse, non ci piacciono, non ci tornano. Nessuna esecuzione contemporanea di quelle classiche, di quelle da Karajan, Abbado e così via, tutti i grandi, usano i metronomi di Beethoven. Sono troppo veloci i metronomi di Beethoven. Sembra che Beethoven sia un nevrotico. Ci sono molti discorsi da fare su questo, ma bisogna dire che la tendenza della musica barocca attuale è quella di eccedere nella velocità con l'idea di fare qualcosa di spiritoso, barocco nel senso di bizzarro. C'è una tendenza un po' superficialotta nel considerare il barocco, prima di tutto, questo scatolone che fa dal 1600 al 1750, e non è vero, è già una definizione che non funziona, il barocco come il momento della bizzarria, della stravaganza, e si enfatizzano queste parole, che sono parole usate spesso anche nella letteratura musicale barocca: estro, stravaganza, bizzarria, furore e tante altre parole che ci danno l'idea nostra, totalmente avulsa da quel contesto, di un periodo in cui tutto era possibile, in cui si cercava di stupire a tutti i costi. Ecco, questa è una lettura falsata che noi diamo del periodo barocco, e da cui discendono poi alcuni eccessi interpretativi e certe versioni alla Ridolini o alla Nuvolari. Ecco. Faccio una piccola chiosa. Sono così d'accordo su questo concetto di barocco distorto che penso che sarebbe opportuno non usare più questa parola. Davvero. Almeno la storia dell'arte. È uguale. Il problema è come sostituirla. Sì, però bisogna adattarsi ogni volta a una situazione diversa. Almeno dividerlo in tre periodi, almeno sottodividerlo. Ci sono altri interventi da queste parti, diciamo, in un'area specializzazione? C'è qualcuno che vuole intervenire? Finito dalla. Land.
riflessione, non tanto una domanda, però da questa sua ultima riflessione, ad esempio, mi viene in mente che probabilmente un'ulteriore problematica della musica barocca è anche quella dello strumento moderno. Un'esperienza personale, io ho studiato violino in conservatorio, suonare la musica barocca senza un violino barocco a volte mette davanti a delle problematiche, e quindi questo più una riflessione anche per la nostra, per i nostri studi storico-artistici, che è quello, come diceva lei, innanzitutto di cercare di risalire sempre alla filologia dello spartito, del quadro, del testo letterario, e quindi cercare di trovare gli strumenti o utilizzare il più possibile strumenti pertinenti a quella disciplina, e non fermarsi mai a delle mere informazioni arrivate così in un minuto, a delle mere definizioni. Ecco, ad esempio, la definizione di barocco, che va dal 600 al 700, in realtà vuol dire tutto, vuol dire niente. Quindi niente, vorrei prendere questa sua riflessione proprio anche per i nostri studi, di ampliare sempre gli strumenti di ricerca, come si fa ricerca e quali potrebbero essere poi le conclusioni della ricerca, che sono anche variegate. Ad esempio, per quanto riguarda il metronomo di Beethoven, ad esempio, mi dicono che fosse proprio rotto, quindi insomma, ma no, bisogna sempre ampliare un po' la ricerca. Ma no. Solo una piccola riflessione. Sì, quello che ha detto è interessante, soprattutto anche per il discorso strumenti moderni, strumenti antichi. E ci sarebbe molto da dire, ma anche qui cerco di essere molto breve, ovvero sia, bisogna sfatare l'idea che lo strumento antico genera musica antica in maniera automatica. Io prendo un violino barocco, lo monto con il budello e viene fuori musica barocca. Io metto le mani su un clavicembalo e sento. Dipende da chi lo suona, come lo suona. Il problema è che c'è una quantità tale di variabili che è pressoché impossibile. Un passo fondamentale è avere uno strumento antico, perché quel tipo di suono, quel tipo di costituzione stessa fisica mi avvicina a quel fatto sonoro antico, quello è vero. E quindi ci sono gli strumenti antichi, ci sono delle buonissime copie, ci sono degli validissimi liutai e costruttori che sanno fare degli strumenti antichi ottimi, fatti ora. Il problema è sapere suonare come, sulla base di testimonianze, di trattati e di pratiche. E, si fa ultimamente anche molta musica barocca con compagini moderne, cioè con orchestre normali. Io stesso, il maestro Ori, che è qui in sala, dirigiamo orchestre come Maggio Musicale Fiorentino con programmi barocchi. In quel caso lì la deroga al suono dello strumento antico si può controbilanciare se c'è una consapevolezza stilistica. Allora, se io faccio suonare quella compagine con alcune ben precise istruzioni di articolazione, di dinamica e di suono e di arcata, eccetera, ottengo una pronuncia barocca, ottengo una buona approssimazione verso quel gusto e quello stile. E quindi si può fare anche quello, si sta facendo. Io credo che sia anche molto utile, perché poi aiuta la divulgazione. Naturalmente, per andare a fondo alle cose ci vogliono strumenti antichi, ci vuole studiare quella prassi lì, studiare i trattati, quello senza dubbio. Vedo altre mani alzate, e quindi forse il correttore ci teneva a dare una parola così chiusura, insomma, di questo intenso pomeriggio. Ringraziamo dell'attenzione. Prego. Grazie Davide, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, benvenuto. Grazie. Maestro Sardelli, mi dispiace non essere stato qui all'inizio, ma avevo lezione e sono dovuto venire dal complesso didattico di San Miniato. Non ho ancora letto il libro, e certamente anche se lo avessi letto non avrei potuto commentare nella maniera dotta come hanno fatto i colleghi Davide, Giulia e Alessandro rispetto al contenuto di questo testo, ma non vedo l'ora di poterlo leggere. Per noi è veramente un piacere ospitare nuovamente il maestro Sardelli qui, per una serie di motivi, non soltanto perché è la reincarnazione di Vivaldi,
ma perché c'è un legame che lega Vivaldi a Siena, a questa università, a questo spazio. La professoressa ricordava appunto la coincidenza assolutamente causale della, di quel periodo, di quell'anno 1939, in cui fu forse si iniziò a riscoprire Vivaldi, e forse proprio in questa sala fu tenuto uno dei primi concerti, se non il primo, dedicato a questo grande compositore. E proprio, ricordando quell'evento, e qui forse la professoressa se l'è perso, 2 anni fa il maestro Sardelli diresse un gruppo di musicisti in un'occasione per noi molto gradita, era una piccola festa che qui facevamo ai nostri colleghi che venivano collocati a riposo. Quindi c'è un legame che ci lega a Vivaldi, è un legame che ci lega al maestro Sardelli, ed è un legame che ci rende particolarmente felici ed orgogliosi di averlo potuto nuovamente salutare ed ascoltare nella presentazione di questo suo nuova fatica. Come dicevo, io non ho molto di dotto da dire relativamente al contenuto del libro, però vorrei aggiungere un ultimo aspetto che deriva dall'intervento che il maestro Sardelli ha fatto successivamente alla presentazione del suo libro, quando parlava dei rischi che corriamo nella nostra ricostruzione storica di eventi avvenuti molto tempo fa, di, non voglio dire prendere cantonate, ma di rischiare di fare interpretazioni audaci, spericolate, magari viziate da cattiva interpretazione di fatti, di aneddoti, o addirittura da deviazioni che possono comparire su quella grande enciclopedia che per fortuna o purtroppo sta diventando la rete. E credo che questo sia una cosa che dobbiamo tutti tenere in mente. Lo dico di fronte a degli storici dell'arte, storici della musica, storici della letteratura, storici archeologi, eccetera, eccetera. Non perché sia mosso da uno spirito particolarmente critico o acrimonioso nei confronti degli storici, ma proprio perché io, pur essendo un biologo, sono un biologo evoluzionista e mi occupo prevalentemente di ricostruire gli eventi della storia naturale della vita sulla Terra. Cavalli Sforza qualche tempo fa definì il lavoro dei biologi evoluzionisti, della biologia evoluzionistica, come quella disciplina delle scienze dure che più somiglia alle scienze storiche, cioè a una componente delle scienze umanistiche. E dobbiamo sempre ricordarcene quando facciamo queste ricostruzioni, sia nella storia naturale che nella storia dell'arte o in altre forme di ricostruzione storica, che le conclusioni che ci piacciono sempre molto, quelle conclusioni definitive in cui disegniamo un risultato, disegniamo una descrizione sulla base di informazioni spesso molto frammentare e molto, molto scarse, ecco, è un rischio che noi corriamo sempre, e al quale credo che, se vogliamo essere dei bravi scienziati, dovremmo sempre con il quale dovremmo sempre confrontarci, tenerlo a mente questo rischio, il che non significa ovviamente che non si possa condividere la soddisfazione e veramente l'entusiasmo nel trovare quel tassello, nel trovare quella tessera che manca al mosaico, e che forse è ciò che rende questo mestiere straordinario, il mestiere di chi ricostruisce un evento passato. Ecco, ho ritenuto opportuno fare questa riflessione perché è quella che anche per il mio lavoro personale ho trovato più appropriata per creare un link tra due discipline diverse, ma che magari oggi in quest'aula si sono avvicinate ancora di più. Grazie davvero, grazie a tutti. Grazie per essere venuti. Professore, anzi, meraviglioso. Posso avere una copia del suo... sua presentazione? Mi è garbata tantissimo.
E anche l'appunto, gli appunti critici anche. Stasera ce li faccio anche sformare.
Aspetta. Questo è un libro. Gli attori della scena anche Bernardo. Non c'è bisogno, dai. Toglierci dalla testa che si possa sapere esattamente come quello che è stato. Però se prima una volta che arriviamo. Ma prolissa. Grazie. Prolisso io. Grazie mille. Dei Rossi. Sai che il babbo di Claudio lo chiamavano anche Gian Battista Rossi, perché per il fatto sia...
Ovviamente nel passato musicale farò un'opera di Giulio, la vita almeno di una di queste qui. Potrebbe essere la Maria, ma tutti i giorni. Non so se è vero, ma è vero di questa. Questa è una giornata incubo. E per questa chiacchierata è stata. No, qui c'è. Bellina l'erede, ma quanti anni ha? Allora comincia a capire bene.
settesimo ad essersi stato.